Ma quanto dura questo intervento chirurgico? Quanto dura un intervento chirurgico di protesi all'anca, al ginocchio o alla spalla? Questa è una domanda a cui veniamo sottoposti tutte le volte che proponiamo a un paziente di fare un intervento chirurgico. Ebbene, la durata del tempo chirurgico di un intervento di protesi, quale essa sia, più o meno dura un'ora di tempo. Però, come già specificato in un altro video che vi invito a guardare, non pensiate che il vostro parente, congiunto, amico sia impegnato in sala operatoria solo per quell'ora, ma il paziente sarà via dal reparto per 3-4 ore circa. Questo tempo è un tempo lungo che coinvolge anche tutti i tempi di preparazione e di monitoraggio dopo l'intervento. Ma in questo momento mi preme soprattutto spiegarvi esattamente cosa vi succederà fase per fase in sala operatoria, in modo che sappiate quello che vi aspetta. Ma prima di iniziare vi voglio dire di guardare specificamente il mio canale YouTube, di iscrivervi, di guardare gli altri contenuti, perché tutte le lezioni che riguardano gli interventi che svolgo sono custodite all'interno di questo canale. Arriveranno gradualmente, un po' alla volta, compatibilmente con il tempo e il lavoro che ho da svolgere oltre a registrare questi video, ma abbiate fiducia, alla fine avrete una guida completa per prepararvi a tutti gli interventi maggiori che svolgiamo nella nostra attività. Ma torniamo a noi, torniamo a quello che vi succederà durante questo tempo che passerete in sala operatoria. La prima persona che incontrerete in sala operatoria sarà il vostro anestesista e l'infermiere di sala. Loro sono i primi ad accogliervi, il barelliere che vi ha portato fino a giù vi consegnerà nelle loro mani e c'è uno spazio apposta prima di entrare in sala operatoria che noi chiamiamo antisala, dove c'è una postazione che viene utilizzata per monitorare il vostro stato cardiaco, l'ossigenazione del sangue e dove vi venite preparati con una flebo che viene messa e con il monitoraggio. Verrete identificati, vi verranno chiesti mille volte i vostri dati, chi siete, quale articolazione dovete operare, qual è il lato giusto, in modo che tutto questo sistema di checklist impedisca degli errori in questa fase. A questo punto vi verrà fatta un'anestesia. L'anestesia è per l'anca e il ginocchio un'anestesia spinale, per la spalla un'anestesia plessica. Cosa vuol dire? Un blocco delle sensazioni che vanno agli arti o superiori o inferiori. Questo viene fatto mettendo un anestetico vicino ai nervi che portano la sensibilità e questo vi farà perdere la sensibilità e il movimento dell'arto da operare. Molto spesso resta la sensazione del tatto, quindi non spaventatevi se sentite comunque che vi viene toccata la gamba o la spalla. Questo è perché le vie del dolore sono differenti da quelli del tatto, quindi non è un problema che l'anestesia non è venuta bene, è una cosa assolutamente normale. L'anestesia durerà un po' di più dell'intervento, per l'arto inferiore facciamo in modo che duri il meno possibile perché vogliamo che camminiate subito, per l'arto superiore invece, dato che non c'è bisogno di camminare o muovere il braccio in fretta, generalmente si tende a farla durare un po' di più per avere una copertura del dolore anche nelle fasi post-operatorie. In alcuni casi molto selezionati eseguiamo anche un'anestesia generale, quando non è possibile fare l'anestesia periferica o quando l'anestesia periferica non copre abbastanza per il lavoro che dobbiamo fare. Però diciamo è un caso su 5, ecco, meno forse di un caso su 5. Molto raramente facciamo ricorso all'anestesia generale per un intervento di ortopedia. Dopodiché verrete posizionati sul lettino di sala operatoria. È un letto un po' duro, magari un po' scomodo, faremo di tutto perché siate più comodi possibile. Potete sentire un po' di freddo perché in sala operatoria usiamo una temperatura bassa per contrastare la proliferazione dei batteri, però non vi preoccupate che appena verrete coperti con i teli del campo sterile dell'intervento, c'è la possibilità, se avete freddo, di mettere quello che noi chiamiamo colloquialmente uno scaldino, un flusso di aria calda che passa sotto le lenzuola e vi terrà riscaldati in modo da non soffrire il freddo. C'è un posizionamento che va tenuto durante l'intervento e in quella fase ci sarà presente anche il chirurgo ortopedico a aiutare in questo posizionamento in modo che sia perfetto. Se durante questa fase in sala operatoria, che siete sul vostro lettino, siete molto agitati e non riuscite a trovare la tranquillità,
l'anestesista può fare anche un pochettino di sedazione in modo che siate più rilassati, possiate sonnecchiare un po'. Però generalmente quando vedrete che l'ambiente comunque in sala è cordiale, siamo tutti in armonia, non abbiamo grandi ansie o agitazioni, anche voi probabilmente sarete più sereni. Alla fine dell'intervento uscirete dalla sala operatoria e prima di tutto andrete a fare la radiografia. Facciamo a tutti i pazienti una radiografia di controllo appena dopo l'intervento, in modo di essere certi, oltre ad aver visto con i nostri occhi quello che abbiamo fatto, che anche nella radiografia il vostro impianto sia a regola d'arte, perfetto. Ci fosse qualche complicazione in questo momento, possiamo eventualmente rientrare subito in sala operatoria e sistemare quello che non è andato bene. Capita rarissimamente, probabilmente meno di una volta l'anno, però qualche volta questa radiografia ci salva da cose che non erano chiare durante l'intervento. Dopodiché ritornerete nell'antisala e il personale aspetterà che il chirurgo abbia visto questa radiografia che viene fatta. In quel momento io personalmente torno dai miei pazienti e spiego che è andato tutto bene, dico che ho già guardato la lastra e generalmente abbiamo la possibilità anche di fare una telefonata a casa per i parenti in modo da tranquillizzare che tutto si è svolto correttamente, che la procedura è finita e il paziente sta bene in quel momento. A quel punto l'anestesista decide se ha bisogno che il paziente sia monitorato, si sposta in una sala che si chiama intensiva postoperatoria. Cioè, cosa è? Sono dei letti tutti monitorizzati per il cuore, per la circolazione, la pressione, con le sue flebo da fare, e il paziente verrà monitorato in quella posizione dall'anestesista e da un infermiere di subintensiva, in modo che il paziente tornerà in reparto solo quando tutto sarà tranquillo. Appena quindi l'anestesista decide che le vostre condizioni sono buone per tornare in reparto, ecco che vi affiderà nuovamente al barelliere che vi trasferisce nel reparto. Generalmente il reparto, appena riprende la forza e la sensibilità per quanto riguarda l'arto inferiore, verrà concesso al paziente di camminare con il fisioterapista, in maniera tale che il paziente si possa rendere conto che da subito le sensazioni, come la gamba si comporta, le articolazioni rispondano in maniera positiva, quindi per accorgersi che effettivamente sì, è stato fatto un intervento, ma si è già nelle condizioni perfette per poter cominciare il cammino verso la normalità. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. We'll be right back.